Il Dipartimento di Cinema e Spettacolo dell'Università degli Studi di Roma 3 da 16 anni indaga i mutamenti nel campo del cinema e delle arti ad esso collegate. Il tema scelto per avviare le riflessioni del 2011 tra il 28 e il 30 novembre nella splendida cornice del Palladium è cinema e diversità culturale. Questi scambi tra tecnologie, arti e biodiversità sono diventati quest'anno il convegno Cinema e Diversità Culturale, che non è solo culturale ma è anche artistica, linguistica, espressiva, etnica, religiosa, di genere, uomini, donne, maschi, femmine, e intrecci, possibilità di relazioni, e questo è, diciamo, il senso di questo nostro convegno, che chiude una trilogia di ragionamenti e che però non chiude nulla. Noi lavoriamo a un pensiero sulle diversità come luogo di grande produttività in termini di innovazione, in termini di capacità di partecipazione sociale, in termini quindi di politica nel senso vero della parola, un senso che forse è un po' in disuso oggi, ma che invece noi abbiamo sempre tenuto vivo in questi anni. America, Europa, Africa e Asia. Da ogni continente arriva un contributo. Ospiti internazionali, incontri, tavole rotonde, performance artistiche, proiezioni di film, installazioni video per affrontare il rapporto tra cinema, teatro, arte e comunicazione alla ricerca di un nuovo modello di democrazia culturale. Je dois dire que... Non ne fa troppo una questione tecnologica, lui dice che non è assolutamente un tecnico, lavora con dei tecnici, però quello che conta è il contenuto ancora una volta, quindi un buon contenuto può essere espresso attraverso qualsiasi tecnologia. Io trovo in queste tavole rotonde che la problematica è la stessa, no? La problematica della creazione come tale, le politiche che si devono essere per sviluppare, non so, il cinema, l'audiovisuale, sono le stesse in Colombia. Cercheremo di mostrare dei filmati, dei film, dei piccoli film, cortometraggi, largometraggi, che consideriamo che sono mostrano la nostra diversità, ma anche come linguaggio cinematografico è interessante. Davvero c'è una posizione intellettuale frente all'audiovisuale come tale. Questo convegno è per parlare di diversità culturale nel cinema, ma come si porta questa diversità culturale a teatro? Noi abbiamo avuto scritto anche che una diversità culturale in corpo di attrice tra appunto frammenti di cinema, teatro, suono, arte, pittura, scultura, che diciamo è i linguaggi diversi, compreso lo studente e il docente. Appuntamenti che fanno da ponte tra culture e genti diverse, ma anche e soprattutto focus sul caso Italia. Qui si parla di cinema, ma con lei non si può che non parlare di televisione. E le faccio una domanda su un concetto che è stato espresso prima, molto importante. Comunicazione multipiattaforma, è un sogno o è fattibile? No, assolutamente fattibile. Tutto questo ormai è alla nostra portata, c'è la possibilità di usare internet, di usare la televisione, di usare la radio contemporaneamente, qualcosa del genere lo sta già facendo con Servizio Pubblico Santoro. Noi faremo un salto, come Rai News 24, faremo un salto in avanti straordinario e non costa neanche tanto, ci vuole però una volontà e un interesse.